Buongiorno amici, oggi volevo illustrarvi come il procedimento che ho seguito io per aggiornare WordPress dalla versione 2.7.1 alla versione 2.8.2. Ho utilizzato l'aggiornamento manuale e non l'aggiornamento automatico che è stato introdotto da WordPress dalla versione 2.7. Questo perché il mio blog, come moltissimi blog, è installato su server Aruba. Come sapete, i server Aruba fanno un po' casino col discorso dell'aggiornamento automatico. Io ho provato una volta, mi era sparito il blog, mi dava un errore, eccetera. Sono dovuto ricorrere all'assistenza per farlo ritornare in vita. Quindi non farò più l'aggiornamento automatico per adesso, ma faremo l'aggiornamento manuale. Ora, per la prima cosa da fare è, prima di aggiornare, è fare il backup. So che è una cosa un po' noiosa, molti non lo fanno, perché dicono tanto cosa potrà succedere e poi quando vanno persi i dati si piange. Quindi prima di cosa fare il backup del database con questo plugin WordPress Database Backup e fare un backup dell'intero blog, se proprio volete esagerare. Comunque non è mai sbagliato farlo. Allora, per fare un backup dell'intero blog sono andato sul mio cliente FTP. Sono andato all'interno della cartella del mio blog, cioè è questa, My Blog, l'ho presa, l'ho trascinata sulla scrivania e automaticamente mi ha fatto il backup di tutto quello che c'è dentro, quindi immagini, icone, eccetera. Una volta fatta il backup dell'intero blog, fatto il backup del database, nel database praticamente ci sono tutti i commenti, eccetera, che sono stati lasciati sul vostro blog. Se non volete che vadano persi, fate il backup con quel plugin lì che vi ho fatto vedere. Poi andiamo ad aprire il nostro blog. Quindi andiamo nel pannello di amministrazione del nostro blog, username e password. Benissimo, entriamo. Ecco, ora questo è il mio blog, è già aggiornato, quindi niente. Comunque andate su temi e attivate il tema di default, il tema Kubrick, il famoso tema di default che vedete è questo. Ora io non lo faccio perché ho già aggiornato, comunque voi fatelo. Questo perché questo tema è compatibile con tutte le versioni di WordPress, quindi non vi darà problemi in caso che il tema che voi state utilizzando in questo momento non sia compatibile. Poi andate su plugin e li dovete disattivare tutti. Quindi andate su plugin, li selezionate tutti, andate su azioni di gruppo, disattiva, mi raccomando non fate cancella ma disattiva. Una volta che avete disattivato tutti i plugin, siamo pronti per aggiornare il nostro WordPress, la nostra versione. Quindi andiamo su WordPress e andiamo qui, sì. Magari andiamo qui, WordPress in italiano, vedete, c'è la versione già 2.8.2, io ho scaricato questa che è la versione che comprende oltre allo standard alcuni già plugin installati, tra cui WordPress Database Backup, quindi è già installato, non dovete neanche andare a scaricarlo ma c'è già. Una volta che avete scaricato la versione nuova, aprite la vostra cartella della nuova versione, che è questa. Dobbiamo andare a rinominare questo file wp-config-sample, lo rinomineremo, quindi toglieremo il sample e il trattino config-php. Una volta rinominato lo andiamo ad aprire, lo apro con TextEdit e dobbiamo inserire in questi campi il nome del database, user database, eccetera. Vedete, put your db name here, username here, your password here e localhost. Questi dati voi li avete già perché avete già installato, si presume, WordPress in una versione più vecchia. Quindi andate sul vostro, la cartella del vostro blog, andate qui, andate a cercare il file WordPress config php. Ora io non lo apro perché ovviamente per questione di privacy, però ho fatto uno screenshot, è questo, vedete, ora qui li ho oscurati, quindi db name, user,
password e host, non farete altro che copiarli da qui, li copierete qui. Una volta che avete inserito questi dati, non fate altro che salvare questo file, lo salvate così. Ok, ora dobbiamo andare a inserire tutta questa roba tramite il nostro cliente FTP sul sito. Benissimo, apriamo il sito, andiamo nella cartella del nostro blog, che è questa. Allora, un file assolutamente da non cancellare è il file WordPress Content, perché WordPress Content contiene gli upload, gli upgrade, i temi, i plugin che avete inserito, tutte queste cose che non vanno assolutamente cancellate. Allora, uno dice, allora io cos'è che devo fare tutta questa roba qui, cosa devo cancellare, cosa non devo cancellare. Io ho fatto così, ho preso la cartella del WordPress 2.8.2 che ho scaricato e ho modificato il file, poi ho preso la cartella WordPress Content, che praticamente qui noi non dobbiamo cancellare, quindi a noi qui non serve. Quindi cosa ho fatto? L'ho cancellata. Ho selezionato tutto quello che c'è nella cartella, ho preso e ho trascinato tutto all'interno del cliente FTP. Chiaramente tutti questi file sono uguali a questi, come quindi lui continua a dirvi devo sovrascrivere il file A, il file B, il file config, il file content, il file feed. Voi darete sempre conferma, sì. Lui praticamente li aggiornerà tutti. Una volta che avrà finito, status idle. Potete chiuderlo, chiudete tutto, tornate sul vostro blog, quindi andate sul sito di amministrazione del vostro blog, non vi si aprirà subito la schermata di login oppure questa schermata come a me, ma vi comparirà prima una schermata con una finestra con scritto mi pare aggiornamento necessario del database, eccetera, aggiorno database. Voi non fate altro che dare ok, darete un paio di volte ok e vi comparirà la finestra di login. Farete il login, darete l'ok e entrerete di nuovo nell'amministrazione del vostro blog. Andrete su aspetto, temi e riattiverete il vostro tema che avevate prima, quello che vi piace di più. Andrete sui plugin e li riattiverete. O uno a uno sarebbe meglio fare, però se è un po' palloso li riattivate tutti assieme, farete applica, li riattiverete tutti, quindi andrete sulla visitare il vostro blog se tutto funziona correttamente e l'aggiornamento al 2.8.2 è così concluso. Grazie amici per la visione, spero vi sia stato utile, ciao e alla prossima.